Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buongiornata, carissimi amici. Preghiamo il Padre, sentendolo veramente come un Padre che ama tutti noi, tutti i suoi figli. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni, al capitolo 4. Questo brano è subito dopo il brano dell'incontro di Gesù con la Samaritana, dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: "Se non vedete segni e prodigi, voi non credete." Il funzionario del re gli disse: "Signore, scendi prima che il mio bambino muoia." Gesù gli rispose: "Va, tuo figlio vive." Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli venne incontro i suoi servi a dirgli: "Tuo figlio vive." Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. E gli dissero: "Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato." Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: "Tuo figlio vive." E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù torna in Galilea e qui avviene questo incontro con un uomo funzionario del re, quindi un pagano, il quale si rivolge a lui perché ha il figlio che è gravemente ammalato, sta per morire. E va a chiedere quindi a Gesù il suo intervento. E Gesù risponde: "Se non vedete segni e prodigi, voi non credete." Questa risposta di Gesù fa capire che Gesù ha a cuore che noi crediamo, che quell'uomo creda, perché la cosa più importante, più ancora dei miracoli, è credere. Credere significa rinascere, perché ci si affida a Dio e in questa fiducia si vive una vita nuova. Questa risposta di Gesù, se non vedete segni e prodigi, voi non credete, è anche una provocazione, una sfida.
Quell'uomo insiste: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. E Gesù risponde: Va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto. Qui avviene il miracolo. Potremmo dire qui avvengono due miracoli, perché sappiamo dal seguito che proprio in quel preciso momento il figlio guarisce, ma possiamo dire che il miracolo più grande è quello che avviene in quest'uomo, perché prima di vedere con i suoi occhi la guarigione del proprio figlio, crede alla parola di Gesù, cioè si affida alla sua parola, ritenendola veritiera, ritenendola sicura. Ecco, questo è il miracolo più grande. Poi vedremo che si mette in cammino. Prima di arrivare a casa viene raggiunto dai servi che gli dicono: Tuo figlio vive. Si fa dire l'ora in cui era stato meglio e coincide proprio con l'ora in cui Gesù aveva detto la parola: Tuo figlio vive. Proviamo proprio a riflettere su questo. Prima ancora dei miracoli, la cosa più importante a cui Gesù tiene per il nostro bene è che noi ci affidiamo alla sua parola, cioè a lui, che rinasciamo, che possiamo dire risorgiamo nella nostra vita in questo momento proprio affidandoci a lui, alla sua parola, al suo amore. Chiediamo di poter fare questo atto di fede proprio prima di vedere miracoli. Poi avverranno sicuramente tanti miracoli attraverso questa fede, ma il primo miracolo è proprio quello di rinascere grazie a questa fede e fiducia. Chiediamo di fare questa esperienza proprio anche in mezzo alle situazioni difficili che si presentano nella vita, che possiamo in quelle situazioni aprirci e sentire la presenza di Gesù, che ci fa vivere queste situazioni in maniera non più da soli, ma con la sua presenza, con la sua forza, con la sicurezza di essere da lui protetti, amati e seguiti, insieme anche a tutta la nostra famiglia. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te, donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore, misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. E E con il con il tuo tuo spirito. spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.